Lorenzo, hai un tuo posto segreto dove vai a acquistare carte a cifre anche bassissime? Ma quindi questa carta quant'è che vale? 1.400 euro. Cioè, qui stiamo parlando di 500 euro e sono le meno costose praticamente della tua collezione. Esattamente. La collezione che stiamo per mostrarvi è qualcosa di incredibile. Conta più di 1.000 carte e un prezzo che vi diremo alla fine. Oggi abbiamo Lorenzo che ci svelerà i trucchi del collezionismo di One Piece. Ciao a tutti, sono Lorenzo Berlinghini, sono un giocatore e collezionista di One Piece da agosto del 2022. E intanto io inizio a far vedere qua qualcosa. Illustraci, per esempio, non lo so se sono SR, Allora, questa qui SSR. è un raccoglitore di 540 carte, Ok. con carte rare, solamente carte, diciamo così, sono solamente carte rare da OP01 a OP05. È un mix di carte facilmente reperibili, facilmente trovabili, e ha un valore di costo che si aggira tra il centesimo e il massimo 5 euro, diciamo così. Ovviamente però il centesimo è inteso che non spendete la spedizione e soprattutto le tasse, soprattutto che si prendono su Car Market, Esattamente. Car Trader e quant'altro. Esattamente. Quindi Esattamente. alla fine un minimo di valore ce l'hanno in ogni In ogni caso, caso, esattamente. ok? Però ciò che noi ti vogliamo chiedere sono determinate domande che abbiamo qui. Innanzitutto dici dove acquistare One Piece, perché non si trova ovunque, ovviamente. Certo, poi ultimamente è quello che sta succedendo, diciamo così. Allora, io mi sono sempre rifornito perlomeno da agosto 2022 in fumetteria. Sempre fumetteria di fiducia, Quindi finché fisico. i prezzi erano umani, diciamo così. Poi dopo Ok. mi sono un attimo rintanato nel singolo, come fanno praticamente la maggior parte dei collezionisti e anche dei giocatori, Certo. perché il materiale, diciamo così, da OP05 ha cominciato a scarseggiare. E Come quindi, sappiamo tutti, sì. quello che è successo nel mondo di One Piece, che è stata una Esattamente. cosa fuori di testa. Esattamente. Oltre il boom che ha avuto micidiale nell'ultimo anno e che tutti i giocatori di varie cose tipo Magic, Yu-Gi-Oh! E quant'altro si sono spostati su questo nuovo mondo che ha delle carte che hanno veramente dell'incredibile, Sì, a secondo parte il fatto la qualità, la foilatura, me. lo Assolutamente. spessore della carta, non c'è una carta che non si. Bisognerebbe calpestarla per rovinarla Sì, davvero. è spessissima. È tipo due carte di Pokémon messe insieme, da quanto è spessa. È Esattamente. solida soprattutto la carta, ma anche la foilatura sotto le mani ha un Esattamente. bel foil, diciamo. Dai, si sente in È sostanza. bellissima, ha una qualità incredibile. Io ho sempre stato un giocatore poi passato di Magic, ho anche Magic a casa, molto venduto perché ho smesso ormai nel 2010, però cioè, non c'è paragone a livello qualitativo con una carta Magic o una carta di One Piece. Assolutamente sì. E invece, parlando in termini di investimento, no? Sì. Quindi, tu mi consigli più di investire in One Piece, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh? Quale gioco di espansione? Cioè, One Piece, secondo te, in scala, dove si posiziona? Allora, momentaneamente, allora, se un investimento a breve termine, medio termine, io direi One Piece. Ok, certo. E a lungo termine, per me, continui a fare bene con Con Pokémon. Pokémon, Comunque, certo. assolutamente anche con Pokémon. Perché ha un Non... mercato stabile ormai, Esattamente. che sono quasi 30 anni che è sul mercato, mentre One Piece ricordiamo che sarà un annetto, Un annetto o massimo un due. Ecco, annetto diciamo che e mezzo, i giochi TCG soprattutto si vede se stanno in piedi passati 5 anni. top. Ancora siamo Certo, al secondo anno, c'è un grandissimo hype. Infatti, è una cosa che posso consigliare a tutte le persone di o collezionate, fate come me, che vi piace tanto. Io sono appassionato di One Piece, nice. compro fumetti dal 2001. Quindi io per forza li devo comprare, non ce la faccio. Più forte di me, poi sono un grandissimo sbustatore, mi piace sbustare. È la cosa più bella di avere queste Assolutamente cose. sì. L'edizione della Gift Collection, che era stata rilasciata poco prima di Natale, con il classico Strabelle. frutto viola, no? Con Il Gangnam, che non è il Gangnam, ma va bene. con il Gangnam. Queste qui sono semplicemente leader che si trovano negli starter deck, che anche adesso hanno annunciato la ristampa, oltre che OP01, anche degli starter deck. E queste sono alternative. Queste Si che possono considerare quindi promozionali queste alla sì, fine. promozionali, Ok, praticamente esattamente. sono promozionali. Mentre Promozionali. queste qui che abbiamo di qua, dicevi, sono Queste sì. alternative. Che non hanno un prezzo esagerato, però, giusto? Allora, no, allora diciamo che questa qui è circa anche 18 euro. Abbiamo, abbiamo, Ok, allora, so, ok. sono, sono delle rare segrete, in versione alternativa. Le rare segrete si addistano in 5. 10 euro si sono giocate. Guardiamo un Sanji Blocker, o guardiamo una mamma. Big Mom. Sì, esatto, una Big Mom.
che intorno a 10 euro, 8 euro, 5 euro, dipende dove andiamo a comprare, ragazzi, perché giustamente io vi dico, io tante cose compro su Vinted soprattutto con utenti che hanno 5 stelle, in recensioni 5 stelle sopra le 100 recensioni, diciamo così. Sì, che vai sul sicuro in sostanza. Esattamente, esattamente. Qui invece abbiamo la se vuoi pagina. provare a risparmiare in qualcosa in questo gioco che in questo momento si fa fatica a risparmiare ovunque, no? Allora io consiglio anche di cercare su Vinted, oltre al classico Car Market o al classico Car Trader o eBay. Certo. Qui abbiamo, qui sì, questa è la mia collezione di Secret Rare e no, diciamo così, di Alternative, no? Alternative, perfetto. Qui infatti lo vediamo, questo Questa è una Alternative di... rara Alternative. Queste Perfetto. sono i Doflamingo Blocker di OP01. Sono carte rare, costano 5-6 euro, non di più queste tre. Queste qui siamo sui 70 E già euro. iniziamo ad alzare l'asticella di parecchio, Esattamente. anche oserei dire. Esattamente. Ma invece, se io, ok, non capisco niente di One Piece, devo investire, supponiamo ho 1.000 euro da investire. Esatto. Cosa mi consigli di acquistare? Cioè, mi consigli di andare su delle singole determinate espansioni che secondo te poi si aumenteranno, no? O di andare a sbustare una determinata espansione? Allora, il problema è sempre la reperibilità. Questo Ok, è, quanto... purtroppo è la Certo. reperibilità. Cioè, se tu hai 1.000 euro in questo momento, esatto, se tu hai 1.000, se tu, ti piace la te la Questa è regalo. bellissima. 1.000 euro in questo momento, se tu hai 1.000 euro in questo momento e hai qualcuno che ti può reperire, ad esempio, hanno annunciato 3 giorni fa, hanno annunciato le riprinte di OP01, OP02. Se hai la Ok, sì. possibilità di averle, che sono limitatissime perché ne hanno praticamente, ne daranno solamente 12 box a negozi, Ok, perfetto. tra l'altro, che sono autorizzati a fare tornei, però negozi importanti, Ok, capito? sì. Allora io comprerei, investirei su OP01, OP02 anche sul secondo reprint, perché comunque sono limitate. Certo. Cioè, andranno ad abbassare il prezzo Di po' di momentaneamente, poco. sì, ma dopo sarà sempre uguale. Perché Certo. hanno annunciato il reprint, ma hanno annunciato anche il fatto che non stamperanno più. Quindi teoricamente Ok? anche un tenerlo sealed può aiutare, cioè Esattamente. nel senso lo posso rivendere in futuro a un prezzo decisamente più alto. Esattamente, esattamente. Ovviamente se questo il gioco tiene, perché ricordiamo che è fresco, se tiene allora avrò una Esattamente. possibilità di farci dei soldi sopra. Esattamente. Ecco. Allora, è invece inerente al truffare praticamente, perché ragazzi costano un sacco di soldi, quindi di Sì. conseguenza ci sono delle truffe di sotto, no? È naturale. Se io prendo una bustina, ho la possibilità di capire se può contenere qualcosa di money? Allora, non so se sono leggende metropolitane, però comunque sì. Ok, Perché gira anche un video su YouTube, adesso non ricordo bene i ragazzi, però hanno provato a pesare le bustine e le Secret, solitamente le rare, le Alternative, pesano Ok, qualcosina di più. quindi è come molte robe dei Pokémon che ragazzi, sì, dovete stare attenti. Ovviamente se andate in una fumetteria e prendete una bustina è difficile che in fumetteria fanno pesare la Sì. gente, ma occhio a dove comprate. Esattamente, cioè Quindi... andate perlomeno, cioè il consiglio è fumettere di fiducia. Sì, esatto, non comprerei neanche le bustine a sto punto su Car Market perché lì hanno avuto totalmente Esatto. la possibilità di pesarlo e molto Esattamente. probabilmente non ci tengo Esattamente. niente. Fino a che la devo tenere sealed, Esattamente. ok, dal momento Cioè. che la devo aprire, meglio di no, mettiamola così. Intanto guardiamo questo Katakuri che è fenomenale, questa è Alternative comunque, Questa è giusto? una. Allora, questa qui è una delle Secret di OP03. Sono Ok. tutte e due Secret, ma questa è l'alternativa della Secret. Questa è stupenda. Cioè, mi piace. Poi Katakuri è uno dei miei personaggi preferiti. È troppo figo. Ha un frutto che è divertentissimo, è strabello. Valore quasi 100K, Cioè, 60 quelli normali e 100K il kata. Qualcuno te lo può vendere anche a 90. Adesso bisogna vedere anche la circostanza, però beh, comunque ci siamo. comunque, Anche diciamo, 50 il kata, anche se 50 lo kata trovano lo puoi una novantina trovare. d'euro, un buon È già uno prezzo. sissimo. Perfetto, perfetto, ottimo. Comunque, ragazzi, carte che sono veramente bellissime, One Piece è incredibile, ma soprattutto determinate carte che tu dici, oh, ho pullato una roba fantastica, in realtà sono magari anche comuni, perché hanno degli artwork che sono atomici anche da comuni, è una cosa incredibile. Bellissima, bellissima. Però adesso passiamo, avete visto di sfondo qui la collezione, quella lì, che sì, per carità, vale, ma adesso passiamo ai pezzi, quelli grossi, forti e cattivissimi del nostro amico Lorenzo.
Quindi illustraci un po' di carte, vai. Allora, io sono un collezionista di leader alternative, quindi mi sono concentrato sui leader faccioni. Faccioni. Soprattutto, quindi sì. Fa ridere un botto, faccioni. Come vengono chiamati, sono i leader faccioni. Quindi OP01, OP02, OP05, adesso uscirà dal 15 di marzo, uscirà OP06 e anche lì fortunatamente saranno faccioni, quindi me li comprerò assolutamente tutti. E ho anche qualche altra chicca che dopo facciamo Vai, vedere. Scegli un mazzetto lì. Allora, partiamo con i leader alternative di OP01. Ok, qui andiamo quindi subito sul tosto più grosso, diciamo, no? Ok. Perfetto. Che sono anche i leader con più valore. Più valore. Adesso più o meno all'incirca qualcosa. Partiamo dallo 001, che lo 001 è il classico Zoro. Che, ragazzi, ne vogliamo parlare? Cioè, è uno spettacolo, ragazzi, eh. Non è niente di dici, ah, c'è tutta la scena, per carità, però proprio la carta in sé per sé ti fa capire quanto è aggressivo come personaggio, è bello, è forte, sì. Cioè ti fa capire tutto di Roro Azoro. E poi il vice, anche se non si ammette mai, ma il vice, no? Esatto. È il vice, esatto. Il vice della ciurma, si sta. Poi comunque ha la seconda taglia più alta in assoluto. Esatto. Della ciurma. Ed è in assoluto l'alternative, attualmente il leader alternative con più valore. Che stiamo parlando di? Sui 400 euro. Quindi euro. Adesso minimo car market siamo. Ok, quindi dai, diciamo, poi ragazzi viaggiano su, magari possono scendere a 3,50 quando uscirà questo video, può salire a 4,50, però oggi siamo al 2 marzo e domani mi hai detto che ci sarà il mondiale. Ci sarà il mondiale di One Piece, infatti adesso hai detto che stanno un pochino... Esattamente, in Giappone si sfideranno i primi 8 giocatori dell'Asia, i migliori 8 giocatori dell'Asia, 2 giocatori dell'Europa, 2 giocatori dell'Australia, 2 giocatori del Sud America e del Nord America, domani si sfideranno per chi sarà il campione del mondo di One Piece. E vedremo anche cosa succederà in questo mondo, soprattutto anche a valore di prezzo, dopo il mondiale, che cosa accadrà, se aumenteranno, no? Soprattutto uscirà una ban list. Esatto, perché l'avevano messa, poi mi avevano detto che l'hanno tolta, poi l'hanno rimessa. Uscirà in concomitanza col mondiale. Uscirà. Perfetto. Vediamo cosa toglieranno. E come secondo leader chi abbiamo? Facciamo lo 002. 002? Il più iconico. Andiamo di Trafalgar Law, ragazzi, anche questa. Ed è anche secondo leader. Carta bellina, bellina forte, sta sui? È anche lui 3,60 circa. Comunque abbiamo quasi 1000 euro di carte qui con solo due carte. Sì, sì. Quanto ci costa collezionare One Piece? Un gran bel po'. Allora, sì, considerando che ad agosto 2023 queste carte stavano circa sui 115-120 euro. Quindi, ok, abbastanza basse. Sì. E poi chi abbiamo? Abbiamo dopo questi, mamma mia, comunque sono bellissimi. Il numero 3, faccioni sono veramente qui abbiamo il cavo dei Mugiwara, ragazzi. Questa secondo me di norma dovrebbe essere la più costosa. Esattamente. Ma non è così. Non è così. Si aggira sui 300 euro anche questa carta. Ok, però vale meno di Roronoa. Esatto, perché Roronoa ha tanto valore perché è stato fino a poco tempo fa uno dei mazzi più giocati di meta. Certo. Ok. Ok. Anche lui è stato un gran mazzo giocato di meta, un po' meno di Zoro, ma anche lui, e ha fatto tanti risultati. Okay. Questo non ha mai fatto niente. Ecco perché, quindi, anche One Piece, il valore della carta è derivata anche da quanto viene giocata la carta. Esatto. Come era in Magic e Yu-Gi-Oh! in sostanza. Perfetto. Esatto, ovviamente più la carta in meta, più ha valore. Certo. Quindi infatti, non è solo ambito collezionistico. Prima, mi ha fatto vedere anche nel raccoglitore, quello piccolino, c'erano ad esempio i quattro borsalino che io gli pagai, sì, 5 euro adesso, fino a poco tempo fa, prima in concomitanza del torneo, okay, stavano sui 40-45 euro, adesso stanno a 30, ma comunque io li pagai 5 euro. Beh, certo. Perché è una carta che in nero si gioca sempre in 4x. Perfetto. Ovunque. Quindi è dovuto anche da questo. Vabbè, ci sta effettivamente come cosa, Esatto. Ci sta tantissimo. Di chi andiamo adesso? Abbiamo il numero 4 che è Doffy. Con il Doflamingo, ragazzi. Che ha il mio cuoricino, praticamente il Doflamingo, è spettacolare. Uno dei personaggi di One Piece, tra l'altro. Ha un carattere che è una roba atomica, veramente. Saga di Dressrosa, una delle più belle mai fatte. Bella, veramente bella, con tante rivelazioni, soprattutto quando torna Sabo e succede tutto il casino del Mero Mero, è atomica come saga. Esattamente. Anche questa si aggira sui 2,60, si aggira. Comunque abbiamo 1500 euro di carte qui, stando bassini, dai, sì, diciamo sì, 1500 euro. Sì, poi al minimo car market, poi dipende. Vai. E poi facciamo con il Tris di Leader Viola.
Ok, vai, tutti, sparameli su. Partiamo con adesso questi li tolgo. Partiamo con il Kaido. Il Kaido. Sempre più 0, fino a sempre più 0,1, cioè anche lui circa un centinaio di euro. Ok, quindi un po' più bassa rispetto sì, alle altre. Sì, perché comunque, detto, un pochino sono calati in questo periodo. Certo. Io confido in un futuro... Che ritornino ad essere quello che erano. Se si stabilizza di più il gioco, ovviamente aumenteranno a dismisura, soprattutto quelle di OP01 che già sono aumentate in una maniera incredibile. Sì, sì, sì. Però essendo che non lo ristamperanno, esatto, o il poco che ristamperanno, queste aumenteranno sicuro di valore. Esatto. Garantito 100%. Io lo spero, ma a prescindere, sono un collezionista, per me ci farò un quadro bellissimo, lo attaccherò in camera o lo attaccherò in stanza. Questo sarebbe o quello che bello. Sia. Come sarebbe bello avere il quadro di tutti i Mugiwara fatto appunto con tutti i membri della ciurma. Certo. Jinbei ancora non l'hanno stampato in faccione, vero? No. Non c'è neanche come leader. Ah. Non è proprio ancora stato fatto proprio Jinbei come leader. Ancora zero. Beh, ma sicuramente più avanti lo faranno perché è un nuovo... Hanno già annunciato dei leader di OP08, quindi neanche OP07, ma OP08 ancora già, hanno già annunciato che non è uscito neanche in Giappone, hanno annunciato Dragon come leader, okay, il padre, sì, sì, sì. E hanno annunciato, da quello che ho visto, Barba, e da quello che ho visto anche Gold Roger. Barba bianca intendi o Barba nera? Barba bianca. Barba bianca. Ah, okay. No, anche Barba nera. No, Barba anche nera. Barba nera. Barba nera. Quel mazzo secondo me sarà fortissimo. Barba nera. Sarà illegale sicuramente. Barba nera. E dopo vedo uno dei miei personaggi, vabbè che a me a One Piece piacciono tutti, raga, però guarda, cioè... Mi sembra perché ci sono molte illazioni che dicono, ah, potrebbe essere la mamma di Luffy, perché Ivankov... Sì, Ivankov. L'ho letta quella. L'ho detto, proprio in un episodio dice, o fai come ti dico io, oppure racconto il tuo segreto, no? E lui si imbarazza. E lui si imbarazza, quindi questo magari taglio, non lo so, però questa è una chicca che passa. Questa illazione. Allora, è sicuro quasi al 100% che Crocodile era femmina. Ed è stato cambiato il sesso da Ivankov. Questo è il personaggio politically correct di One Piece. È una roba assurda, infatti quando l'ho letto ho detto non è vero. Ti spiego perché, guarda, ti dico anche questo. Allora, Netflix serie. Si parte con l'inizio della... dove c'è Gold Roger, lo stanno per giustiziare, sì, sì. Fanno vedere tutti quelli che c'erano, vedi Shanks, vedi Buggy, sì, no? Sì. E vedi Crocodile da dietro. Ma nel fumetto non si vede proprio per niente, quindi per me è una cosa che hanno aggiunto dopo. Sì. Ok? Nel fumetto non si vede proprio. È la diretta Oda. Quindi, hai capito? Perciò non è messo a caso. Non è messo a caso. Esattamente. La diretta Oda, la serie, primo episodio di serie, vedi un Crocodile di spalle, bella leccata di capello, esattamente come Crocodile deve essere, femmina. Ma dietro di natura femmina. Quindi vediamo se ce lo fanno maschio nella seconda stagione, perché la seconda stagione ci sarà la saga di Alabasta. Sì, Alabasta. Quindi, io vi posso dire, comunque è il mio personaggio preferito, il potere è straordinario. Il potere è fenomenale. Il valore si aggira come Kaido, ritornando alla carta. Sì, siamo sempre sul centinaio di euro. Ingiusto secondo me, perché merita molto di più. Purtroppo non è giocato. Purtroppo è un... puoi fare un mazzo for fun, forse. Però è bellissimo. Qualcosa meno. È bellissimo. Esatto. Il potere di Crocodile è stato uno dei miei preferiti fino a che non ho visto Magellan, appunto. Anche Magellan. Magellan è troppo figo. Ma la cosa bella di Magellan è che è anche molto divertente, perché devi andare in bagno tipo mezza giornata per riprendere i tuoi poteri. Perché il veleno gli fa male allo stomaco. È assurdo Magellan. Fa ridere un casino. Esattamente. E poi dopo abbiamo il King, dei sottoposti. Abbiamo il vice di Kaido. Vice di Kaido. Che... a me onestamente la ciurma di Kaido non mi dice niente. Ma obiettivamente è anche il leader più brutto di OP01. È il leader che vale di meno di OP01. Quindi non l'hanno fatto leader, vero? Quindi l'hanno fatto. L'hanno fatto, l'hanno leader. Fatto in OP04. Ok. Okay. E lo vedremo più tardi. Però non ha il faccione, perché in OP04 non ha il faccione. No. Ok. In OP04 non ho praticamente nulla a parte quelle poche cose, perché OP04 è un'espressione che non mi è piaciuta. Brutta. E in più i leader non hanno il faccione. Brutta, brutta. Va bene, adesso invece andiamo con una carrellata di leader. Andiamo. Molto alla veloce, così facciamo molto vedere alla veloce, anche andiamo, il tuo mazzo. Andiamo, e allora. Soprattutto restate qui, perché abbiamo una carta che è pazzesca, ragazzi. Una carta da 1500 euro? 1400. 1400 euro, una roba fuori di testa. E si pulla una ogni 24/36 box, quindi... una sciocchezza averla, in sostanza. Leggende metropolitane dicono questo. Leggende metropolitane, sì, sì, sì. Andiamo di, non lo so, Barba Bianca. Ma andiamo di OP, io sto cercando di età. OP02, okay, eccoli qua. Perfetto. Esattamente, siamo tornati a OP02, abbiamo il Barba.
leader, tra l'altro, questo intanto mi metto sia mazzo, il leader è bellissimo. Anche il mazzo per me è bellissimo. Stop è ancora uno dei più giocati di uno dei più giocati, anche se adesso scenderà con la nuova espansione di OP06, si parla che scenderà di qualche gradino. Però leader più costoso di OP02, tra l'altro. Stiamo sui, io lo pagai 140 euro, lo pagai e siamo ancora lì. Siamo ancora lì, se non qualcosa in più. Quindi OP02 già si nota la differenza con OP01 dei prezzi. Esattamente. Certo. Anche perché sono tutti leader bellissimi ma non giocati. A parte Barba. Okay. Barba si è giocato Smoker fino all'uscita di OP04. Bellissimo anche Smoker. Smoker bellissimo. Ragazzi, ed era il mazzo nero, il colore, anche perché con OP02 c'è stato l'avvento del colore nero. Prima in OP01, se ci fate caso, anche nei leader di prima non c'era il colore nero. Okay. E quindi è stato il primo leader nero che si poteva giocare insieme a Garp, che era un leader rosso-nero, mazzo for fun bellissimo, tra l'altro, anche lui. Qui abbiamo sempre uno della famiglia dei D. Dei D, il nonno di, anche del protagonista. Si dovrà svelare questo D, che cosa significa. Volontà della D. La volontà della D. Poi abbiamo il Sanji, sempre mazzo for fun, carinissimo. Questo cos'è, azzurro e verde? Blu e verde, esattamente. Scusami. Vedevo il riflesso, mi sembra più azzurro. Comunque è bellino, ma questo non mi fa impazzire, ti dico la verità. Nonostante Sanji è uno dei miei preferiti, non so se si può notare. Sì, sì, sì. E poi cosa abbiamo? Abbiamo il Kinemon. Questo diciamo che questo non mi piace proprio. Mettiamola così. Sì, poi non... la saga di Wano veramente figa, ma i personaggi non mi sono piaciuti in generale. Ti dico la verità, più che altro quelli dei foderi rossi non mi fanno impazzire, non mi ha fatto impazzire la storia. Però Kinemon nel tempo è stato molto divertente, perché considera che l'abbiamo già incontrato. A Dressrosa lui è arrivato. No, prima, con Caesar Clown. Sì. La saga di Vegapunk era se tu lo vedevi, la testa lì, il sedere di là, le gambe da un'altra parte. Sì, che l'avevano diviso tutto, è vero. Era abbastanza divertente. Come il figlio di Oden, appunto, che adesso lo fai vedere. Sì, no, Momonosuke, adesso vedrò. Momonosuke, il figlio di Oden, che è stato preso sempre lì nell'isola, come si chiamava? Wano? No, quella divisa a metà, da fuoco e ghiaccio. Punk Hazard. A Punk Hazard, che poi ha avuto il potere. Vabbè, non stiamo a spoilerare, se non vi siete visti la saga di Wano, andatevela a vedere. Abbiamo uno dei personaggi più iconici e il vero politically correct, che è bellissimo. Il suo potere è la cosa più inutile del mondo, ma è la cosa più bella del mondo. Non è vero, non puoi dire così. Dai, perché dovrei trasformare qualcuno? Ha salvato Luffy dall'avvelenamento master dal mega avvelenamento di Magellan. Se non c'era lui, il protagonista era morto. Posso dire che poi hanno scelto il colore della carta, che è esattamente quello che bellissima. Doveva essere per lui. Poi è bellissimo. Cioè, se la vediamo, questa per me è il leader uno dei più belli. Questo è stupendo. A parte che ha una luce tutta propria, tutta sua. No, ma sta troppo bene, perché i suoi capelli sembrano un'estensione della carta. Ed è una cosa fantastica, questa cosa. È bellissima. Il valore è quello che è. Io lo pagai 70 euro quella volta. Però è bellissima. E vale comunque ancora una settantina d'euro. Sì, siamo sempre all'incirca, siamo lì. Sì, comunque sì. Ragazzi, aggiungete praticamente una media di 100 euro a carta, tranne quelli di OP01, e già ce ne abbiamo praticamente 7 qui, sono altri 700 euro derivati da 02. Sì, sì. Non so se rendiamo il conto di quanto costa. Poi abbiamo un leader che io non avrei mai messo, che era Zephyr. Esatto, lui era il comandante. Io non ricordo minimamente. Ma l'ha fatto vedere tipo in due puntate. Ah, ecco perché non me lo ricordo minimamente. L'hanno fatto vedere nel passaggio che praticamente, se non ricordo male, loro scendevano da Skypea, dall'isola del cielo. Ah, ok, sì, dall'isola del cielo. E viaggiavano verso un nuovo mondo, praticamente. Cioè, per cosa mi rappresenta come leader questo? Ti dico la verità, ci sono gente molto più valida come leader che questo. Esattamente. Decisamente. Tipo quello che hai dopo. Ma è cresciuto, eccolo qua. Abbiamo la tua preferenza. Mamma mia, ragazzi, ma quanto è bello Magellan, ma quanto è aggressivo. E anche qui hanno azzeccato pesantemente il colore, perché il viola è il suo punto. E comunque la faccia sarà l'aggressivo che tira, però guarda, è simpaticissimo. Sì, no, Magellan è troppo forte. Ma anche mentre uccideva Luffy, ti metteva il sorriso comunque. E quindi poi passiamo a OP03, che ho pochissima roba da mostrare. Ho pochissima roba, anche perché non sono faccioni. Queste cose la maggior parte le ho trovate, quindi sono stato fortunato ad averle trovate, a parte un leader che praticamente lo gioco.
Ok. Quindi l'ho voluto comprare per forza, tra l'altro è uno dei libri più belli che hanno fatto. Io direi di cominciare con forse anche il più bruttino. Da ignorante posso dire... No, sì. No, non mi dire Luci che è il più bruttino. Lo sai che è uno dei leader più brutti di tante persone. A me non dispiace, no, in realtà, spiace. Però... È un tutto gasato che sa far tutto lui ed è il più forte in assoluto, però a me piace come personaggio proprio Luci, ti dico la verità, non mi è mai dispiaciuto. Io gioco un leader come questo, praticamente. Ecco, quindi, qual è che giochi? Faccelo vedere? Ve lo faccio vedere, che è il Katakuri. Anche questo è un personaggio atomico, ragazzi. Questo è uno spettacolo della saga di Iceland King. Valore sui 200 euro, 210, 215 siamo lì. E comunque su OP03 ci siamo alzati di prezzo in confronto a OP02. Esattamente. Giusto? Perfetto. Esattamente. Per certe carte. Questo è per me uno dei leader più belli anche questi Arlong. Che hanno fatto. Troppo, troppo bello. Arlong atomico. Qui abbiamo un altro di quelli iconici di One Piece. Esatto. Infatti adesso in OP06 usciranno tantissimi uomini pesce. Uomini pesce. Andranno sulla saga Fishman Island. Esatto, come in OP03 usciranno tantissimi uomini pesce. Uomini pesce, ci sta. Qui hanno fatto la saga East Blue, dove c'era la saga di Nami, e dove c'era anche Nami, anche perché Nami erano sottoposta di Arlong nel cartone animato. Sì, sì, sì. E adesso fanno la saga dell'isola di uomini pesce. Il problema è che non vanno in ordine, cioè ti aspetti da OP01 che magari ti fanno buggy. Beh, però questo è un inizio magari di alla story. Basta e poi questo è un inizio di storia, perché Nami siamo nell'ordine delle prime 30 puntate, no? Ok, quindi era solamente più per far conoscere sia il passato di Nami sia la storia di Nami. Certo, okay. Sì, perché poi si va sull'isola degli aranci, ti spiega tutto quanto. Esatto, okay, e poi sull'isola degli uomini pesce poi riprenderà anche il discorso sia di Fisher Tiger, che loro erano amici, certo, se ti ricordi. Certo. Riprenderà comunque la ciurma anche Arlong. Pirati del Sole e quant'altro. Sì, infatti sì, sì. L'abbiamo nel petto, qui nel petto il discorso dei pirati del Sole, certo. Poi abbiamo l'ultimo che... Ace? Questo, ragazzi. Questo non ha bisogno di spiegazioni, Ace. Ace. Portugas. Mamma mia, ragazzi. Ace è molto bello, sì. E ho visto che avevano fatto una carta mentre c'era l'ammiraglio che gli perforava lo stomaco, no? O era forse una fan made quella? Oddio, io non mi pare di averla mai vista. Ok, allora forse era una fan made, flop, niente. No, vabbè, non mi pare di averla mai vista. Vabbè, nel caso poi scrivetelo nei commenti. Esatto. Scrivete nei commenti e ce lo fate sapere se effettivamente esisteva, esiste come carta. Vuol dire che io non sono un bravo collezionista e basta. No, non è vero. E cosa abbiamo poi? Poi abbiamo OP04 che è veramente solamente... pochissima roba. Ok, abbiamo l'ultima, la mamma, OP03. Ok, questo siamo tornati di nuovo a OP03. La mamma, bellina, ma ci piace molto di più il Katakuri, il figlio, cioè. Esatto, è anche molto più forte come leader. È il Portugas 6, vabbè, comunque stai parlando del numero 2 della sua ciurma. E poi abbiamo, l'unica cosa che odio di OP04 è Queen. Ma questo è bruttissimo, posso dirlo. Cioè, io odio Queen con tutto me stesso, davvero. È un mazzo divertentissimo, in realtà, da giocare, eh? Comunque un mazzo divertentissimo. Per carità, ma non mi piace Queen. Preferisco King a sto punto, se proprio devo scegliere. E poi abbiamo l'ultima espansione che è uscita, OP05, dove hanno praticamente... Perché al momento che registriamo ancora non è uscita la 06 in Europa. Esattamente. Abbiamo il primo leader che è di meta, praticamente il mazzo più solido e più... Uno dei personaggi più forte, odiati della storia, perché ha ucciso il nostro amato Portugas. Esattamente. Bello, comunque, posso dire... E qui si torna ai faccioni. Qui si torna ai faccioni con OP05 e anche OP06 che uscirà. Si lo ripetiamo, faccioni. Si tornerà ai faccioni. Hanno fatto un attimo di stop tra 03 e 04, sì, per provare, testare qualcos'altro. Hanno visto che non è andato e si va di faccioni di nuovo. Sì, più o meno, anche se OP07 già in Giappone è già uscita e tutti la possono vedere in realtà. Sì. I faccioni non ci sono più e credo che anche in OP08 sarà così. No, vabbè. Poi abbiamo Rocinante. Mamma mia, ragazzi. Uno dei... Io, se non avete fatto due lacrime nel cartone, sì, o nell'anima, sì, o nel fumetto, drastroso, assolutamente sì. Io con lui ho pianto. La storia con lui è Trafalgar, tanta roba. Vi stiamo facendo anche informazione, cultura, ragazzi. Cioè, il like ce lo dovete lasciare, perché tutte queste spiegazioni, informazioni, chi ve le dà sul mondo di One Piece se non Lorenzo? Io posso, sono bravo sull'anime, sul manga, ma sulle carte zero. Ecco, questo è uno dei personaggi che da bambino ho odiato più di tutti. Bellissimo, però.
Sì, fighissimo, fighissimo. Però quanto se la tirava? Bellissimo. Mamma mia, quanto mi stava, che se la tirava in una maniera incredibile. Bellissimo. Io qui, allora, io facevo le medie, vedevo la saga di Skypea, perché si chiama Skypea, se non sbaglio. L'isola volante. Esatto. Sì. Lui è il secondo leader attualmente più giocato in meta, esattamente. Ha un'abilità rotta, proprio rotta. Ma posso dire che nella realtà, cioè nell'anime, nel manga, se non era per Luffy che è immune all'elettricità, lui penso che sia uno dei personaggi più forti in assoluto. In assoluto. Solo Sanji è riuscito, infatti è riuscito ad accendersi una sigaretta con lui. Fighissimo. Tra l'altro, sì, un sacrificio bellissimo. E questo è comunque il secondo leader più giocato del meta. Il terzo leader, insieme a Katakuri, più giocato del meta è Purple Luffy. Questo Luffy mi piace molto di più di quello che hai mostrato prima dell'OP01. È molto più accattivante, è molto più figo. Anche perché questa è l'immagine di Wano di quando lui va a sfidare Kaido. Ok, sì, quindi questo è veramente figo, un gran bel po', ragazzi. E Viola gli dona molto di più, secondo me. Molto molto di più. Molto bellissimo. Bello, peccato. Dicono che in con OP06 un pochino anche il mazzo, perché è molto giocato adesso, con OP06 un pochino calerà. Spero di no, perché comunque ci sta avere un meta variegato. Vabbè, ma ci sta che quando esce una nuova espansione i mazzi, quelli precedenti, iniziano a calare un po'. Sì, ma in realtà il precedente, per modo di dire, è uscito adesso anche lui. Se ci pensi, è già 3 mesi. Sì, praticamente sì. Praticamente sì, perché adesso stanno facendo invece un Katakuri, no? È già da OP03 che è ancora è lì ed è sempre lì. Beh, ci sta. Ci sono mazzi che, anche per esempio nel mondo di Yu-Gi-Oh! Ci sono mazzi che, nonostante sono vecchissimi, comunque sono straforti ancora. Sono ancora straperformanti, sicuramente. Esatto, quindi è la stessa roba di Magic, One Piece. Certo. Ci sono alcuni che non riesci a patchare, o non li patchano proprio in generale. Certo. E invece altri che li patchano giusto per rendere anche un po' più accessibile il gioco, ecco. Certo. Quindi, e dopo abbiamo... Poi abbiamo la Betty. Leader che posso dire che mazzo rivoluzionario nuovo, anche questo un bel picchiaduro. Non ti piace. Piace? Ti dico la verità, non mi piace come leader, avrei scelto un altro personaggio come leader. E poi abbiamo Sabo. Ultimo leader, giusto? Sì. Esatto, l'ultimo leader. Ecco, questo invece nella saga di Dressrosa l'ho adorato e questo se lo merita il leader. Io parlo sempre in tema anime e manga. Peccato che tante volte certi personaggi gli danno come posso dire? Gli danno il leader, non gli danno troppa qualità, capito? Ok, quello quindi sì. Quindi purtroppo è un mazzo non giocato. Non giocato, immaginavo. Ok, infatti non ne ho sentito parlare. Ho sentito parlare appunto del Luffy Viola. Che ne sentivo parlare anche l'altro giorno lì in fumetteria, che mi hanno detto che è molto giocato, soprattutto il Barba Bianca, che te l'ho detto anche oggi, era moltissimo, è moltissimo. Ma ancora giocato, anche perché guarda, ho fatto 2 tornei ultimamente la settimana scorsa, okay. E in finale il Barba c'era sempre. Ma per forza. Poi ma hanno detto che è anche il migliore per l'entry level, praticamente. Esattamente. Adesso come adesso le rosse non costano più nulla. Quindi vedi. Te parte Barba Character, che poi adesso non viene giocato con Character, okay. Viene giocato Rush, no? Costa irrisorio. Se vuoi fare il figo, fai giustamente, prendi un leader come Barba. Ok. No? Allora lì ci spendi i soldi, tutto il resto è tutto abbordabile. Beh, come il tuo mazzo che adesso ci mostrerai. Sì. Perché te lo stai praticamente pompando tantissimo, no, sto mazzo. No, non me lo sto pompando. Io gioco il kata da OP03 perché ho cominciato con OP03. Ok. Quindi, allora, la mia lista è quella di D'Abruzzo, che ha fatto top 16 all'Europeo. Buono, ottimo. A Utrecht adesso, quindi senza kata. I kata comunque non era con l'itura, li avete visti, quindi okay, o anche quelli. Sì, sì, sì. Qualcuno l'abbiamo visto qui, esatto. Anche alternativo. Non mi faccio mancare niente. Mi faccio mancare i soldi, ma faccio mancare. Con tutti niente. Quelli che stai spendendo, perché secondo me qui stai spendendo 1.000 euro al mese di carte. Allora, abbiamo i 4 per la lista è questa: abbiamo i 4 per di Sercino. Ok, vedere. Le 4 padding. Della padding, praticamente, sì. Padding. Ok, vai. E poi abbiamo. Qui siamo sul prezzo di? 40 euro circa. Ok, 35, quindi 10 euro l'una all'incirca. No, 40 euro l'una. Ah, l'una? Sì. Ok. 35-40 l'una. Boia, perfetto. Anche questa siamo sui 30-35, il perospero. Ok, che stiamo parlando, perfetto, sì, mamma mia, perospero lo odio con tutto me stesso. Ma bellissimo. Facciamolo vedere sopra qui. Ma bellissimo. Bella, la carta però posso dire che è veramente figa. Bella, un gran bel po'. Meravigliosa. Poi abbiamo come funzione di counter a 2000 nel gioco. Se avete masticato un po' il giochino,
Sì, qualcuno abbiamo Streusen, il cuoco di Big Mom. Sì, conosciamo. Lui era il cuoco di Big Mom. Quello che gli faceva il croquembouche quando era impazzita. Esattamente. Ok, ce lo ricordiamo. Poi abbiamo un altro counter 2000 che è Satori, carte da poco. Queste sono veramente carte da molto poco. Ok, in realtà. Ok. Non c'è momentaneamente la Secret. Sono la... Stiamo parlando di pochi centesimi. Ah, centesimi, sì, favore, sì, con spedizione, sì, diciamo, sì. Un euro a carta, dai. Sì, no, questo è veramente. Ma perché proprio non c'è, se no l'avrei comprata tutta. Certo. Vabbè, prima o poi la faranno, tanto. Poi, le quattro mamme. Ok, che non sono le principali del tuo mazzo. No, e poi si trovano solamente nello starter deck di Big Mom, quindi non sono sbustabili. Ok, queste carte. Ok, perfetto. E queste, prezzo, anche qui qualche centesimo. 5-6 euro. 5-6 euro? No, iniziamo 5-6. Ad alzare. Sì, anche queste due smuti molto trovabili, centesimo. Ok. Tre Gedatsu, che sono i tre sacerdoti nuovi che sono usciti adesso con OP05. Di cui uno è di cui uno purtroppo è da pochi centesimi, gli altri sono da 20 euro l'uno, 22 euro l'uno circa. Salute. Poi abbiamo i quattro Sanji Blocker di OP04, che sono tutti belli. Okay, perfetto. Perfetto. Qui siamo sui 40 euro l'uno. L'una, ok, quindi 120 praticamente. Esattamente. Poi abbiamo i Capone, di cui i tre sono da pochi centesimi e uno da 25 euro circa. È bellissima come carta. Mi dovevano arrivare, non ce l'ho fatta a mostrarvi, ragazzi, mi dispiace. Va bene, arriverà. Andiamo su fiducia che arriveranno e le pamperà nel mazzo. Poi abbiamo Amaru, pochi centesimi di carta, ma un evento fortissimo. Comunque bella. Nuova. Anche perché sembra gold, quindi è molto bellina come carta. Esattamente. E Thunderbolt, che comunque adesso usciranno dal meta, perché ci sarà una carta bellissima chiamata Unami. Perfetto. Anche questa pochi centesimi, ma molto utile. Il leader ci dicevi che era Katakuri. Quindi questo è il mazzo e hai da mostrare anche le Big Mom, giusto? Quelle lì un po' più costose, giusto? Abbiamo, okay. Scusatemi, ci siamo persi. Abbiamo quattro Big Mom. E queste parliamo di 20-25 euro l'una. Comunque, soldi che escono dalle sue tasche. Purtroppo sì. Penso che sia una mamma bellissima, perché è da film horror. Sì, ma, tra l'altro, è strabella. Mi sono perso da qualche parte un cracker. Ok. E abbiamo un cracker che sono 10 euro l'una, la normale, questa qua, e l'alternative che siamo sulle 30-35 anche di questa. E altre qui 50 euro. E anche lì mi dispiace, mi devono arrivare, non ho fatto in tempo. E anche qui ci crediamo che la pomperai nel mazzo, va tranquillo. Me l'avrei mostrate volentieri. Quindi, traendo le somme, diciamo, stiamo parlando di un mazzo tra gli 800 e i 1000 euro alla fine. Sì, se ci mettiamo i kata anche di più. Quindi ragazzi, cioè, non è per tutti giocare a One Piece, no. Tipo per noi dei Toroic probabilmente non ci vedrete mai giocare a One Piece. Beh no, in questo modo, però in realtà se volete giocare, sinceramente, se volete for giocare fun. Esatto, no, ma neanche for fun, se volete comprare delle carte che non siano pimpate come in questo modo, no. Oddio, un kata magari ti potrebbe costare, con Katakuri ti potrebbe costare tanto. Un paio di centinaia? Esatto. Okay. No, kata di più. Se vuoi giocarlo con kata di più, perché solamente kata, character normale, ti costa 60 euro, 50-60 euro. Però per un mazzo entry level, qualcuno fosse interessato ad entrare adesso, entry level, allora dico io, spendere il meno possibile. Starter deck di Uta, comprate il 4 pair di Doflamingo. Costo 10 di OP04, okay. Che è un pochino aumentato purtroppo, però adesso mi fate due starter di Uta, mi costano 30 euro, i 4 do Flamingo 150 euro, vi fate un mazzo. 150, attualmente è il più economico, è fattibile, ed è un buon mazzo. Secondo buon mazzo che posso consigliare è Nami, blu, okay. Mono blu, costa di meno addirittura di Uta, no, solo che giocate da soli. È un mazzo passivo, quindi tu attacchi, okay. E tu ti difendi finché non finisci il mazzo, non ti macini. Beh, quando è finito, quelli basici in una maniera incredibile, in sostanza, però devi fare i conti. Perfetto, se non fai i conti perdi. Va bene, si va di Uta. E infine il nostro Lorenzo ci ha portato la chicca finale, la l'ultima chicca, adesso la facciamo vedere, ci dobbiamo preparare un attimo. Ricordiamo che è una carta che leggenda dice pullabile una ogni 24/36 box, e stiamo parlando di 1400 euro di attualmente carta, attualmente, sì. Ed è abbiamo lei. È una roba fuori di testa. È bellissima. Illustracela un po', come si chiama, che cos'è, che rarità. Allora, tutto. Questa è la Portgas di Ace di OP02. Mamma mia. Ragazzi. Versione 3, perché hanno fatto la prima versione che l'avete vista prima in raccoglitore in 4x, prima versione a pochi spicci. La seconda versione che già sta sui 40 euro.
che sono sempre stessa carta, stesso effetto. Ovviamente forte. Una panel non la vai a giocare nessun mazzo, tu una panel la incornici no. E te la guardi come se ti vai a giocare le alternative di Pokémon, cioè così cavolo, nel senso versione 3 in OP02. Questa c'ha, a parte che penso che sia la panel più bella che hanno fatto, forse sì, forse più bella il Gear 5 adesso di OP. Sì, l'ho vista, quello con sì. Nika, Dio del Sole, risvegliato, che ride come un pazzo. Quella è bellissima, ragazzi. Io dico, sì, penso proprio la prima, forse. E ho visto che quella seconda. Gradata sta sui 5.000 euro all'incirca. Sì, anche perché base sta sui 3.000, quindi se non gradata sta 3.000. Quindi. Stiamo parlando di prezzi veramente folli, ragazzi. Sì. E quindi niente, io ringrazio tantissimo Lorenzo per averci portato la sua collezione. Innanzitutto dovete lasciare un bel like, commentare qua sotto con che collezione, ma soprattutto, secondo voi, prima che sveliamo il prezzo, quanto costa tutto questo? Lorenzo, quanto ci costa tutto questo? Allora, io direi circa 10.000 euro. Stiamo parlando di 10.000 euro di carte, quindi 10.000 commenti. Per stare un po' basso. 10.000 commenti e 10.000 like, magari. Bene ragazzi, ringraziamo Lorenzo, ringraziamo per averci spiegato questo fantastico mondo di One Piece e iniziamo a giocare a One Piece. È un bellissimo Saux a tutti voi! Ciao! Oh.